ciò che è una riflessione sul ruolo del progettista chiamato a confrontarsi con una situazione progettuale nuova e insolita, la comunicazione interstellare, che fa mettere in campo un sapere tecnico che sa adattarsi per formarsi in una visione generale astratta, ma con basi concrete e rotendo al sistema partendo dalla passione personale per l'argomento e il suo percorso di studio e di ricerca, utilizzando le conoscenze e competenze, ponendosi in interrogativo rispetto alle possibilità del progetto e dando un'ipotetica risposta progettuale. Adesso ha focalizzato come progetto la segnaletica e potenziandone uno in caso da rivalire, una segnaletica che vede come destinatari proprio gli alieni. La progettazione si basa su una ricerca realizzata sui documenti, sulle pubblicazioni del materiale dell'Organizzazione Spaziale Mondiale, sulla comunicazione effettuata tramite l'invio di messaggi nel corpo attraverso radio telescopi, emissioni nello spazio e sui linguaggi utilizzati. Analizzato i messaggi individuando i linguaggi, i simboli utili per la creazione di un sistema segnaletico terrestre e spaziale per facilitare la comunicazione con la radio. Ma che forma avranno? Come si muoveranno? E tante altre domande hanno guidato adesso nella sua tesi, domande che hanno trovato risposta nella sua extra progettazione, chiamiamola così, e che adesso si presenterà. Ti lascio la parola adesso. Grazie. Facciamo così da proprio di rispondere a questo, quindi è da oltre 70 anni che l'uomo, l'essere umano, si chiede se siamo sulle spine dell'universo, indagando quindi anche il motivo per cui nessuno si è mai palesato fino ad oggi. A questo scopo sono nate due organizzazioni, che sono i 7 e i 20, due organizzazioni americane. La prima, infatti, si occupa di cercare dei segnali artificiali nello spazio, grazie ai radiotelescopi, e il 20, che crea dei messaggi per messaggiare con eventuali forme di vita. Tra questi messaggi abbiamo il messaggio di Recibo, che è un messaggio in codice binario, in cui al suo interno ci sono dei numeri decimali, poi c'è il numero dei nucleotidi del nostro DNA, la raffigurazione del nostro DNA, la raffigurazione di un umano, e poi infine il sistema solare, quello giallo, e l'ultimo viola è il radiotelescopio di Arecibo, che è stato inviato questo messaggio. Il secondo caso invece è Voyager Golden Record, che è un disco radiomofono, in cui al suo interno sono presenti 115 immagini della vita sulla Terra, dei suoni come naturali, come il suono delle balene, della tempesta o comunque sia sempre suoni naturali, i saluti degli abitanti della Terra in 55 lingue diverse, e poi il discorso dell'allora Presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter. L'ultimo messaggio inviato invece è il messaggio di Vittorio, che è un messaggio formato da 12 pagine, in cui al suo interno c'erano delle emozioni che partivano dai numeri, la spiegazione dei numeri di un nostro pianeta, fino ad arrivare a una richiesta di rispondere al nostro messaggio per poter capire se l'avessero ricevuto. I messaggi futuri invece abbiamo il beacon in The Galaxy, che è sempre un messaggio in codice binario, sempre formato da 12 pagine, in cui però è rivisitato con una missione più specifica. Sempre all'ultima pagina richiede una risposta di questo messaggio. Ok, in questo caso il protocollo SETI, che è il SETI dell'organizzazione di cui ho parlato prima, ha creato un protocollo in caso arrivasse un segnale reale, quindi un segnale artificiale, dividendo 9 passi per non entrare in panico con una situazione del genere, quindi verificare l'ipotesi di plausibilità, quindi verificare realmente se un messaggio è reale, poi avvisare gli altri organi competenti della ricezione di questo messaggio, e poi informare l'ufficio centrale del telegramma astronomici, che è un insieme di organizzazioni che si occupa di questo campo. Noi potremmo essere già arrivati a questo punto, perché l'altro punto sarà quello di comunicare al pubblico la ricezione di questo messaggio. Dopo si avrà la condivisione dei dati a tutti.
scusato per mandare e ricevere questo messaggio. Poi l'ottavo sarà non rispondere al messaggio, perché ci dovrà essere una riunione globale su quale messaggio inviare, cioè cosa rispondere a questo messaggio. E l'ultimo, quello più importante secondo me, è creare un comitato, se ti permette, in cui al suo interno ci sarà un team di designer che in particolare dovranno analizzare gli studi sugli alieni e usare come target del progetto, studiare il modo in cui gli scienziati hanno inviato il messaggio e per la quale sono arrivati sulla Terra, analizzare gli studi fatti sugli extraterrestri, capendo di quali sensi utilizza, quali sensi utilizza per comunicare, poi trovare una soluzione per rendere la comunicazione tra umano e alieno in modo più facile e veloce, poi testare l'effettiva funzionalità di questo sistema che abbiamo realizzato e supervisionare l'installazione e l'utilizzo del sistema. Ok, quindi supponiamo che uno di questi messaggi sia arrivato a destinazione e queste forme di vita si stiano dirigendo verso la Terra. Come ciò che c'è un modo arrivo? Il progetto. Per il progetto quindi mi sono immedesimato nella figura del designer, ho fatto tutti i passi che dovrebbe fare un designer in questo caso. Il primo infatti è stato capire come sono fatti. Siccome non sappiamo ancora come sono fatti o cosa esistono in realtà, ne ho creato alcuni. Il primo sarà il grigio, che è la raffigurazione classica dell'alieno, che comunica, cioè viene descritto come un umanoide, quindi ha gli stessi sensi dell'uomo. Il secondo invece sarà un verme, che comunicherà solo attraverso il tatto. Il terzo sarà un polpo. Che comunicherà solo attraverso la variazione della cromatica del suo corpo. E poi avremo un vegetale che comunica attraverso solo le sostanze chimiche rilasciate dalle radici. E infine un felino che comunicherà con la posizione del corpo e l'assunzione di sostanze chimiche come dei feromoni. Il secondo passo sarà quindi prendere e analizzare il messaggio che abbiamo inviato per capire qual è il sistema che hanno utilizzato gli altri scienziati. Quindi io mi affiderò al messaggio di Lincoln's Victoria, perché c'è il Beacon in the Galaxy, perché è l'ultimo, è quello più studiato, è quello più che potrà arrivare con più facilità alla soluzione. Quindi da questo messaggio ho ricavato tutti i linguaggi e l'iconografia per creare un dizionario di simboli e illustrazioni. Quindi avremo nozioni come numeri, simboli matematici, unità di misura, elementi chimici, poi la struttura del nostro DNA, altro come il terreno, il mare, il cielo, il sole. Questi sono tutti gli ideogliffi. Chiaramente ognuno rappresenta un'idea. Poi ho creato delle illustrazioni, qua ce ne sono solo alcune, tra cui la nostra galassia, quindi la Via Lattea, il Sistema Solare, la Terra con la Luna, i continenti, la formazione della Terra, quindi la terraferma, il mare e l'aria, e la rappresentazione della città. E la mia segnaletica sarà divisa in due parti. La prima è l'accoglienza, quindi un modo per farli atterrare sulla Terra in modo semplice ed efficace. Ho creato quindi dei supporti che potrebbero esserci utili. Il primo sarà un satellite che li aspetterà fuori dal nostro pianeta. Il secondo sarà un pallone aerostatico che li accompagnerà fino alla pista di atterraggio per rendere tutto il più efficiente possibile. La seconda fase invece sarà una segnaletica informativa. Nella prima abbiamo una segnaletica per un umano grigio che, come abbiamo detto prima, ha sembianze umane e quindi è provvisto di tutti i sensi che abbiamo noi. E quindi la segnaletica sarà più classica, in cui però aggiungeremo i simboli che abbiamo catalogato prima. Per identificare, in questo caso raffiguriamo una montagna, quindi questo cartello lo immaginiamo di fronte alla montagna, dove diciamo che
si trova di fronte a una catena montuosa dove sono presenti forme di vita come alberi, funghi e animali. Nel secondo caso invece ho creato una segnaletica per un verme che utilizza soltanto per la comprensione. Quindi ho creato un sistema di tubi tattili in cui al suo interno saranno incise i simboli che ho indicato prima e in più avremo dei percorsi tattili dove lui potrà orientarsi attraverso delle texture o dei pattern. Questa è la rappresentazione di come potrebbe uscire l'infrastruttura. Il prossimo invece è il cefalopode, che comunica, come ho detto prima, solo attraverso il cambio cromatico del suo corpo, e ho creato una sorta di stele di rosetta che riuscirà a far tradurre istantaneamente quello che noi scriviamo in questo monolite. Quindi al di sotto ci sarà una scritta nella lingua in cui sarà posizionato questo monolite che spiegherà all'umano cosa c'è scritto qua, quindi con i simboli che abbiamo preso. E in più qua ci sarà uno schermo che filmerà il cefalopode così da poter tradurre in modo simultaneo quello che ci sarà sopra il monolite. Questa è la rappresentazione. Per i vegetali invece ho creato un vaso che riuscirà a tradurre con dei sensori i segnali chimici della pianta, che riuscirà a dirci se la pianta sta bene in salute e si trova bene nel nostro pianeta oppure non è soddisfatta del suo viaggio, diciamo. Questa è una presentazione. Adesso fai qualche minuto Sì, di lezione. Per il gatto. Per il gatto ho cercato delle code gonfiabili che avranno un diffusore di feromoni che riuscirà a farci spiegare dove far andare questo gatto oppure no, perché i feromoni riusciranno a comunicare un posto pacifico o un posto in ospitale, quindi con i feromoni riusciremo a far capire questo. Gli obiettivi di questo progetto infine sono alimentare il dibattito sull'argomento, integrare in modo attivo il mestiere del giochettista, creare un documento che possa servire da spunto per continuare la ricerca, creare un progetto che possa in caso di emergenza accompagnare i protocollassetti e arricchire gli studi sulla comunicazione interstellare. Grazie. Qual è lo spazio in cui si ritiene che al di là della forma di
io se cioè, per riuscire a pubblicare con una formula italiana, l'unico limite è che devono capire la matematica. Questa è la risposta. Sì, è quello che dice poi che essendo tutto basato sulla matematica, tutto, cioè, tutto quello che noi viviamo quotidianamente è riconducibile alle matematiche o formule matematiche, si presume che è dato il messaggio che il binario sia il linguaggio più semplice, no? Che una forma di vita intelligente possa percepire. Sì, perché ci hanno litigato tutta la vita Wittgenstein e il suo maestro. Perché in realtà gli scienziati in generale, siccome ovviamente usano il pensiero logico e matematico, pensano che sia originario, che sia innato, se invece non è sicuro altri sostengono con tutti i rischi e pensano invece che sia un genere culturale. Quindi però questo non toglie niente la genialità assoluta di questo lavoro e ho molto apprezzato il fatto che nel stato originale degli umani la donna sia passo indietro al maschio invece con l'ultima che è un problema di fatto in avanti. Complimenti, sono molto d'accordo politicamente e quindi c'è anche questo aspetto. Il lavoro di adesso faccio una piccola introduzione. Lui ha una passione, ha una conoscenza, ha una consapevolezza sull'argomento che forse con 10 minuti non è riuscito a capire. Le mie preoccupanti revisioni inizialmente e il terrore di fare revisione con lui e sentire di nuovo delle teorie particolari e vedere dei progetti, no? Inizialmente mi hanno un po' spaesato, come essendo io un tecnico che mi baso poi su delle normative, su delle regole specifiche. Poi il progetto, visto che la sua grande forza di volontà e capacità di gestire l'argomento mi ha convinto, il lavoro, il percorso che ha fatto è stato un percorso, diciamo, che ha messo insieme una passione e la sua forza. Questo è una cosa molto. Guarda. Molto interessante, infatti peccato che avevamo solo 10 minuti perché poi si aprono un sacco di suggestioni. È un progetto pieno di sedi, ma cioè, si potrebbe prolungare per molto. Immagino che tu abbia visto Arrival, certo, cioè, assolutamente. Che si interroga su questa problematica con una visione completamente diversa. Sì, sì. Infatti ho fatto un supporto, cioè ho cercato di non guardare niente che potesse diciamo infiltrarsi nella mia tesi, cercato di è stato quello che mi ha consentito. Ormai ha la consapevolezza di queste cose, ma lei lo conosce profondamente. Sì, ma infatti a me è curiosa dei riferimenti anche di finzione, no? Quindi sia letteraria che cinematografica che avevi. Allora, io ho preso in realtà da un po' tutto il panorama della fantascienza, anche se poi a metà percorso ho detto non guardo più niente perché poi magari potrebbe infiltrarsi troppo nel mio discorso che volevo fosse originale, però ho preso da sicuramente Men in Black, Arrival, poi ho preso anche da non mi ricordo il nome, lo vedo subito, qui da Gattaca per autostopisti nello spazio, che è uno dei libri più belli, anche in generale proprio uno dei miei libri preferiti, poi ho preso sicuramente da altri libri che non sono proprio fantascienza ma studiano approfonditamente, come tipo per esempio di Eduardo Cohn, Come pensano le foreste, che è un libro molto interessante. Mi piacerebbe invece che dicesse la commissione perché abbiamo escluso Alien, perché abbiamo escluso queste forme di vita che fondamentalmente potrebbero prendere il sopravvento su di noi. Ah sì, perché è stato un dibattito di lunghe litigate tra le due. Ho escluso questo tipo di, cioè un alieno che potrebbe essere potenzialmente pericoloso perché si pensa, cioè almeno io penso, sono della branca di pensatori che se un alieno è arrivato fino a noi, ha trovato la tecnologia per arrivare fino a noi, ha dovuto per forza aver bisogno di usare l'empatia per collaborare insieme.
dirà che noi siamo una specie inferiore, ci aiuterà ad andare avanti. Sì, la sua risposta è stata la trovo, ha lasciato un po' più un popolo che riesce, o comunque una specie che riesce a danneggiare il pianeta in cui vive, a fare guerre, a uccidersi inutilmente, questo era stato il suo intervento, è sicuramente vista come una specie da aiutare a non mangiare. Risposta di adesso che è prontissima. Anche da due organizzare. Speriamo che lo faccia. Adesso ci lascio un attimo. Siamo... Grazie. Let's go.